almeno un milione di persone. Perché tre generazioni fa non lo sapevano. Adesso non c'è più possibilità di avere delle scuse, quindi basta trivelle, asfalto, basta i sistemi che hanno già dimostrato di essere fallimentari, sia dal punto di vista ambientale che dal punto di vista economico, perché il clima è anche tra le cause fondanti della crisi finanziaria che attanaglia tutti noi. Quindi adesso basta a dire che non è importante, siamo tutti qui per manifestarlo. E una cosa volevo aggiungere, quando si parla di cambiamenti climatici si rischia immediatamente di essere sdoganati come gufi, come quelli che portano male, che dicono, che parlano solo di catastrofi, di cose non vere. Allora il gufo è sempre stato il simbolo della saggezza, tant'è che stava con la dea Minerva, che ci metta gufi, insomma, vedono di notte, vedono cose che altri non vedono, ed è solo l'ignoranza che li relega a essere scaramanticamente cose cattive e insensate, perché non si vuole sentire quello che hanno da dire. E noi non siamo gufi, siamo molto allegri. Praticamente le conseguenze, perché Giorgio, sono milioni di persone che ogni anno devono, sono profughi ambientali, non sono, sono quelli che si devono spostare perché avanza la desertificazione, non possono più vivere, non hanno più modo di vivere là dove stanno e devono spostarsi. Non è soltanto questo il dramma, ma è il dramma.